stop dettato dal periodo Covid, questa edizione, la 58esima, è stata una vera e propria prova di ripartenza. L'appuntamento è però all'anno prossimo, con una festa che sarà veramente capace di coinvolgere non solo le associazioni del territorio, ma anche tante persone, visitatori che verranno a Vezzano per vivere le emozioni di questa manifestazione. Diciamo che la data, che è una data estiva, ci ha voluto bene in questo caso, però è chiaro che l'anno scorso l'abbiamo fatta addirittura di ottobre, c'era la concomitanza con le elezioni politiche e non potevamo farla. Ma veniamo anche, come dicevi, da due anni precedenti di pandemia dove non abbiamo fatto niente, dove si sono persi un po' anche i rapporti del parlare tra di noi. Ecco, abbiamo dato 3 giorni di vita a questa realtà abitativa e vorrei ricordare anche che nelle prossime settimane avremo un concerto qui di un gruppo locale, i Gianarelli Pietrelli, che abitano dove abito io, a Bottagna, pertanto molto vicini a noi, e il 14 e il 15 avremo la presenza del FAI che ha scelto Vezzano come testimonial e questo ci fa un immenso piacere. Rione Capitolo si porta a casa la vittoria, una bella soddisfazione. Sì, assolutamente, siamo tornati dopo qualche anno, abbiamo ripreso anche noi come Rione e passo dopo passo è stato bello rientrare così con una vittoria. Speriamo di portare qualcosa per il paese. I giovani continuano un po' questa tradizione. Esattamente, noi la nostra politica è quella di integrare tutti i ragazzi, i giovani e portare avanti le tradizioni del paese. Ed è una bella cosa secondo me. Grazie. Grazie. Ciao.